Buongiorno a tutti voi. Ogni giorno è un buongiorno. Chiediamo oggi l'intercessione di Maria perché custodisca tutti i nostri passi. Un saluto particolare agli amici che vivono nella diocesi di Melfi in Basilicata mentre ascoltiamo il Vangelo con speranza. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che dice un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? E io me ne vado al Padre? Dicevano perciò: che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? In verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Parola del Signore. Contestualizzando il brano appena ascoltato, per noi che veniamo dopo 2000 anni di storia della Chiesa, sentire i dubbi dei discepoli può apparire un po' da ingenui. Essi sono tristi e si chiedono cosa voglia dire Gesù con quel un poco riferito al tempo che deve passare prima che lo si possa rivedere. Noi sappiamo già che il Signore, dopo essere morto, è risorto. Sappiamo che quel poco è durato 3 giorni. Ma i discepoli non potevano saperlo. Per loro non c'era ancora alcun Vangelo a spiegare la sua fine e il suo nuovo inizio. Se però pensiamo a quante volte anche nella nostra vita ci chiediamo o gridiamo: dove sei, o Signore? Allora capiamo che quella ingenuità dei discepoli in realtà è anche nostra, che anche noi fatichiamo a dar credito alla sua parola, sebbene sia stata scritta nei Vangeli e sebbene già sappiamo che qualsiasi cosa possa accaderci nella vita, lui ha già vinto non solo il mondo, ma ha vinto anche per noi e noi non dobbiamo essere tristi. Certo, a volte gli eventi della nostra storia ci provano al punto da farci disperare, da farci implorare che lui torni, che lui si faccia vedere. Ma risuona potente la certezza che la nostra tristezza si cambierà in gioia. Io non ho una ricetta, non posso togliere il dolore dalla tua vita, ma posso implorarti di ascoltarmi e di credermi. Se Gesù ha detto queste cose, significa che sono vere e che quando il nostro un poco sarà passato, un giorno, una settimana, un anno, 20 anni, non lo so. Per ognuno quel un poco significa infatti un tempo diverso. Se il Signore, tornando, ci troverà nella fede, ogni lacrima non solo sarà asciugata, ma verrà raccolta e trasformata in diamanti dal valore inestimabile. Chiediti oggi se tu sei paziente, se sei conscio che quel un poco di tempo che ti è chiesto finirà, ma nel frattempo come lo vivi? Nella fede o nella disperazione? Come sempre ti chiedo di lasciare un commento, se ti va, e di condividere questo video con almeno un amico, un nuovo amico che pensi possa averne bisogno. Nel frattempo ti do appuntamento a domani. A presto!